La pittura figurativa non è morta e lo afferma la londinese Saatchi Gallery con la mostra Painters Painters, che espone 9 pittori dai distinti stili che potrebbero ispirare le giovani generazioni. La Saatchi è stata aperta da Charles Saatchi nel 1985. Amiamo la pittura. Charles ama la pittura, ci piacciono i racconti, ci piacciono le soluzioni dei tanti diversi mezzi con i quali i giovani pittori crescono, adoperando tecnologia agli inizi, mai usata. C'è un rapporto speciale, la pittura diventa come un set in una vecchia scuola per noi. Abbiamo un forte interesse sulla pittura. L'artista americano Raffi Calendarian coglie i ritratti di giovani disillusi, quasi ambivalenti, che emergono da uno spazio bidimensionale ultrapiatto. Calendarian, classe 1981, da Los Angeles, isola il soggetto nell'ambiente. Opera da circa 15 anni. Quando per imparare ho comprato tante vernici, mi sono chiuso in uno studio mettendomi i colori sulle mani. È l'unico modo per imparare. Basta vedere le cose nella loro essenza, mescolarle. Questo è quel che preferisco del lavoro. È un po' come la sperimentazione. Non ti preoccupi del racconto, ma di quello che non puoi fare. Ti focalizzi così sulle cose più emozionanti. Pecore e pastori sono i soggetti del pittore britannico David Brian Smith, depositario di una vasta esperienza rurale nella sua fattoria nel nord dell'Inghilterra. Nel tempo mia madre mi aveva spedito un'immagine di una pecora. Proprio mentre mi stavo battendo per trovare qualcuno che apprezzasse il mio lavoro, ero piuttosto arrabbiato. Ma mi ero detto che avrei voluto fare un centinaio di dipinti di pastori nel gregge di pecore, con soluzioni diverse. Nell'esplorazione del colore, ma anche nella trama, nell'astrazione. Il sudafricano Hansek Kroet, dopo gli studi in medicina, ha sentito il bisogno di fare qualcosa di creativo e diventare pittore. Questo nonostante il consiglio di un amico di famiglia che, per essere creativo, gli suggeriva di diventare chirurgo plastico. Nel momento in cui realizzo i miei schizzi, cerco di non giudicarli subito, ma li faccio in un certo senso che si potrebbe dire quasi inconscio. Poi li rivedo più tardi e penso come possono funzionare. Non capisco perché funzionano, ma c'è qualcosa di vero che ritiene la mia attenzione. Poi comincio a sviluppare l'immagine per completarla e tirare tutto fuori. Tra gli altri artisti in mostra, Sydney Bourne, Byron Melgard, con i suoi ruvidi e intensi graffiti. Apprezzato anche l'inglese Martin Maloney, con il suo stile espressionista di ritratti, con i colori forti e anche divertenti. Dipingere la forma più antica di espressione del genere umano è stata usata per affrescare grotte cunicoli. Oggi la si pratica più che altro negli atelier. Per questo la mostra presso la Galleria Saatchi evidenzia quanto tale forma d'arte attiri ancora e affascini.